Dottore, nella giornata del donatore emerge sempre lo stesso dato, la difficoltà di raggiungere l'autosufficienza regionale per quanto riguarda le scorte di sangue. A che punto siamo con la sensibilizzazione in questo senso? Diciamo che gli ultimi due anni hanno segnato nella regione Abruzzo un lieve calo del numero dei donatori e delle donazioni. Questo è un dato che comunque è stato immediatamente posto all'attenzione delle istituzioni regionali, che hanno immediatamente preso atto di questa situazione e diciamo, posto in campo delle nuove misure che dovranno contrastare questo trend in discesa delle donazioni nella nostra regione. In questi termini è stata fatta anche una buona razionalizzazione negli ultimi anni per quanto riguarda l'uso delle materie ematiche in generale e quindi per limitare lo spreco. Allo stesso tempo per oggi è emerso un altro dato, l'utilizzo del sangue è comunque in decrescita rispetto agli anni precedenti. Che indicatore è? Questo è un indicatore importante, però devo dire che è un indicatore che si sta riallineando alle medie europee. Diciamo che l'Italia è nella media europea per l'utilizzo del sangue, quindi diciamo che siamo in una situazione di razionalità. Sicuramente possiamo ancora migliorare, perché soprattutto non tanto nell'utilizzo del sangue, abbiamo molto lavoro da fare nell'utilizzo dei farmaci plasma derivati, che quindi derivano dal plasma umano, dove invece c'è un evidentissimo uso irrazionale, e quindi anche su questo la Regione Abruzzo, in collaborazione col Centro Regionale Sangue, sta mettendo in piedi un sistema di monitoraggio dell'utilizzo dei farmaci plasma derivati, fino ad andare un sistema di monitoraggio che arriverà a individuare anche i reparti che prescrivono molti farmaci plasma derivati, e insieme, in collaborazione con questi reparti, troveremo le migliori strategie per un utilizzo ottimale anche dei farmaci derivati dal plasma umano.